Il ritorno sui banchi era fortemente voluto nonostante le difficoltà, oltre che da alunni e professori, anche dai dirigenti, coinvolti in prima persona nell'organizzazione per una ripartenza in sicurezza. L'ordinanza che anticipa di una settimana la riapertura delle scuole ci ha colto di sorpresa, spiega il preside del liceo Nolfi Apolloni di Fano, Samuele Giombi. Quello che soprattutto ci ha interrogato è stata questa comma particolare che raccomanda fortemente, ancorché non obblighi, la divisione al 50% di ogni singola classe. Questa esigenza cozza con altre situazioni di carattere didattico e di carattere strutturale, strumentale. Di carattere didattico perché l'organizzazione della lezione, della proposta didattica dell'insegnante simultaneamente prevista su un gruppo che è presente fisicamente di fronte a sé e su un gruppo che nel contempo è assente, con cui si interagisce a distanza, ovviamente difficoltà li crea. Ma soprattutto poi c'è il problema dei collegamenti, cioè questo significa che dall'istituto partono contemporaneamente tanti videocollegamenti, quindi le nostre linee, le nostre bande non sono così performanti. Abbiamo però voluto non sottovalutare questo invito della Regione, quindi l'abbiamo accolto, a differenza di altre scuole che hanno invece ritenuto di non farlo, e proprio perché vogliamo provare a realizzarlo, questo desiderio di incontrare, di incrociare gli occhi, gli sguardi, tutto ciò che ha a che fare con l'aspetto empatico dell'insegnamento, diciamo così, certamente era desiderato, era voluto. Tutto ciò deve combinarsi con esigenze di sicurezza, insomma. Viviamo questo rientro in classe con gioia, ha poi affermato Eleonora Augello, dirigente del Polo 3 di Fano. Rivedere la scuola viva per noi è emozionante. È ovvio che la scuola non è solo trasmissione di conoscenze, non è solo quel luogo dove si forma la cultura della persona, ma dove si forma proprio la persona. Lo stesso allenamento non è possibile attraverso un monitor. E quindi i ragazzi hanno sofferto, i professori hanno manifestato una attaccamento al senso del dovere così forte da riuscire a superare o quantomeno tentare di superare anche l'impossibile, cioè quello di far vivere attraverso un monitor ciò che invece nella realtà è diventato virtuale. Oggi è una gioia perché rivedere la scuola viva, sentire di nuovo le chiacchiere, passare per i corridoi e anche rimproverare il ragazzo o la ragazza perché c'è qualcosa che non è per il verso giusto, ci fa ritornare di nuovo in una dimensione reale che tutti avevamo perso e che era una sofferenza per tutti.